a mio avviso i tre giocatori, poi io ci posso mettere anche i due esterni perché il centrocampo è fatto da cinque uomini, però principalmente mi voglio focalizzare sui tre: Barella, Mkhitaryan e Çalhanoğlu stanno dimostrando, insomma, di essere un gran centrocampo. Quindi ho detto il primo d'Europa, se togliamo Bellingham al Real Madrid, lo riconfermo, perché poi il Real Madrid è un giocatore che ne fa quasi tre dell'Inter, perché da solo riesce a fare cose incredibili, però per me l'Inter, la forza dell'Inter sta nel centrocampo. Poi possiamo parlare di Lautaro, possiamo parlare della difesa, ma per me il centrocampo è il fulcro di quella squadra. Quindi se le cose vanno come stanno andando per l'Inter in Italia e in Europa, per me gran parte del merito del centrocampo.